Ciao a tutti e bentornati per un nuovo video insieme. Quest'oggi sarà un video haul barra unboxing di un prodotto che ero curiosa di provare da davvero tanto tanto tempo e che quindi ho piacere di far vedere anche ad altre persone. Il prodotto in questione è la penna termica per il trasferimento di foil su diverse superfici. Io ho comprato un po' di tempo fa questo kit. E avevo comprato anche questi tre colori. Ce n'erano anche tanti altri a disposizione su toni però che non mi entusiasmavano, quindi ho pensato prendo più o meno gli stessi contenuti nel kit e dei colori che posso poi utilizzare un po' su tutto. C'erano anche, non so, sull'azzurro, il violetto, insomma, tante tante varianti. E ero curiosa di provarla perché è un acquisto di questo prodotto in generale, quindi non di questo marchio, ma della penna termica per il trasferimento di foil che volevo fare da un po' di tempo. E attualmente quella più conosciuta in commercio è quella della marca We Are Memory Keepers, che vi lascerò poi un'immagine che comparirà e vedrete che praticamente è similare. Solo che lo starter kit proposto da loro ha appunto all'interno una penna, un solo rotolo di foil e attualmente ha un prezzo che si aggira dai 33, 34, 35 euro, comunque giù di lì. Ora su Amazon di preciso è 33,99 euro, quindi 34 euro. In più le recensioni di quel prodotto lì erano un po' non proprio convintissime, alcuni dicevano che trasferiva bene, altri che non trasferiva bene, che il prodotto comunque non valeva il prezzo pagato, insomma, erano recensioni che mi hanno sempre fatto pensare no, non lo acquisto perché mi scoccerebbe davvero tanto buttare via dei soldi così inutilmente per un qualcosa che poi mi delude e mi fa rimanere male. Quando ho trovato questa penna qua, aveva un prezzo nettamente inferiore, perché mi pare, non vorrei dire cavolate, che costava, oddio, sui 14, neanche forse 13, 14 euro, e ho detto, vabbè, proviamola, vediamo un po' com'è, al massimo mi deluderà, ma non sarà certamente una spesa, folle. Le ricariche, anche queste, di questi foil qua, mi pare costassero su un euro e qualcosa, forse 1,20 euro, ma comunque anche loro a prezzi davvero molto contenuti. Quindi, bando alle ciance, come piace dire a me, e andiamo a vedere nel dettaglio questo prodotto qua, che sono proprio curiosa. Si presenta in una, vabbè, scatolina normale, per il momento queste me le metto da parte. Come potete vedere, quindi c'è la sua scatolina. Si chiama, loro la chiamano Heat Active Pen, perdonate la pronuncia ma sono abbastanza negata, ed è il loro starter kit. Ti fanno sostanzialmente vedere che all'interno c'è la penna, che a quanto pare si attacca con presa USB, quindi ci serve o un alimentatore oppure una ciabatta che abbia l'ingresso USB. Ci fa vedere che appunto il funzionamento è similare a quello che vi ho accennato, quindi si usa il foil e la penna attraverso il foil trasferisce su diverse superfici quello che andiamo a scrivere, quello che vogliamo trasferire. E la cosa che mi incuriosisce di più è che specifica in questo caso che si può usare per carta, per pelle e per legno. Legno sono molto molto scettica, devo dire la verità. Ai lati no, troviamo le stesse informazioni, quindi riguardo i materiali, e sul retro invece troviamo semplicemente, ok, qualche piccola informazione. Dice che il cavo da un metro, sì, sto pensando se si vede, ok, cavo USB da 1 metro, dice che ci vuole 1 minuto per riscaldarla e la manopola è resistente, quindi suppongo la parte dove si prende in mano la penna è resistente al calore e che la penna ha uno spessore di 1,5 mm, quindi al contrario di quella che vi ho accennato della We Are Memory Keepers, che so che ha le punte intercambiabili, questa qui ha un'unica punta. Ok, andiamo a vedere all'interno come è fatta. Voilà. Allora, quindi confezione devo dire carina, normale, normalissima. Ok, anche questa la mettiamo da parte. Quindi abbiamo i nostri rotoli di foil, il nostro cavo e la nostra penna. Allora, istruzioni, no, istruzioni interne non ne abbiamo, quindi deduco che vada semplicemente attaccata. Vediamo se qua dice qualcosa. Scollegare sempre quando non è in uso. Beh, chiaramente, ok, quindi non dobbiamo lasciarla attaccata e
basta, vedo che non ha regolazione di calore, ve la faccio vedere da vicino, vedete, ha il suo cavo, ha l'impugnatura anti-ustione, la punta, che chiaramente qua dobbiamo fare attenzione perché sarà questa parte quella che andrà a riscaldarsi. E comunque mi sembra abbastanza maneggevole, cioè comunque una bella penna. Io credo che neanche qui si vada a riscaldare eccessivamente, però andremo a vedere insieme. Allora, mi srotolo il mio cavo. Io per praticità ho qua di fianco a me, dove lavoro, che non riesco ad allungarvela, una ciabatta che ha anche degli attacchi USB. Appunto perché tante cosine che utilizzo magari hanno il cavo ormai direttamente con l'USB e senza alimentatore. Quindi vado a toccare la mia penna e aspettiamo pazientemente. Primo problema che mi trovo a dover affrontare è dove metterla, nel senso che se io la lascio così sulla scrivania non tocca il legno, però insomma, non. Diciamo che non ha un supportino, ecco, un piccolo supporto lo avrei gradito, perché se io la metto qua, vedete così, sì, non tocca propriamente la plastica, potrei anche, però devo stare attenta a come mi muovo. Allora, intanto che si riscalda, che ha detto che ci vorrà circa un minutino, vado a vedere i rotoli di foil, come sono fatti. Aspettate, facciamo prima fare così. Voilà, e voilà. Ah beh, però allora, la quantità presente nel kit devo dire che è abbastanza. Io ero già convinta fossero solamente dei fogli un po' ripiegati su loro stessi, invece già vedo che c'è uno spessorino, cioè comunque per il costo che ha, guardate, si vede una bella, almeno un millimetro abbondante di foil, quindi comunque buono, buono che ci sia questa quantità e di tre colori. Quindi non è per niente malvagio. Ora, intanto mi vado a preparare, se riesco, a togliere lo scotch, perché chiaramente ogni rotolino di foil è fermato, scusatemi, da un pezzettino di scotch che io detesto perché va a incollare tutto. Ok. Wow, fantastico. Scusate, io delle volte ho una delicatezza pari a zero. Però andiamo a rimetterlo. Ok, quindi mi sono già preparata il mio foil e visto che si è srotolato, poi dopo con calma cercherò. No, vabbè, dai, è abbastanza semplice rimetterlo a posto. Vedete? Vedete perché odio lo scotch? Perché poi si attacca, colla. Vado a prendere una forbicina, mi vado a tagliare un quadratino per praticità di foil, perché in questo modo non devo stare a preoccuparmi appunto che si arrotola o che si srotoli il tubo intero. Voilà. Allora, intanto che aspettiamo ancora un po' che si sia riscaldata la penna, perché credo sì nel minuto, ma lasciarla un po' di più non ci dà fastidio. Io intanto sento se un po' di calore si avverte, non mi pare, quindi aspettiamo. Vado a recuperare i materiali che mi sono portata per appunto testare questo prodotto. Visto che ci hanno detto che le premesse sono e premesse, che funziona su carta, su pelle, su legno, io mi sono procurata chiaramente tre supporti per poter appunto provare la penna su diversi materiali. Soprattutto sul legno sono molto scettica. Allora, questi sono dei cartoncini classici, quindi da acquerello, cartoncino un po' spessorato da acquerello. Questo qui è una copertina, è similpelle, però la consistenza è davvero identica alla pelle ed è solo la copertina di un vecchio bullet journal del quale ho recuperato le pagine perché le volevo inserire in un'agenda che aveva gli anelli e quindi ho scollato brutalmente le mie pagine. E avevo buttato questa copertina che ho prontamente ripescato per fare questo test. E poi questa vaschettina dove all'interno c'erano delle mollettine, delle mini mollettine che appunto è di legno, che avevo anche questa buttato perché al momento non mi era venuto in mente nessun utilizzo e nell'ottica di fare un po' di pulizia ho pensato non teniamoci troppe cose in giro. Allora,
Io spero che sia abbastanza calda. Ok, andiamo a vedere come utilizzarla. In teoria è molto intuitivo, nel senso che istruzioni non ne abbiamo. Dice semplicemente scrivete dal lato lucido, quindi mettendo il lato con il colore diverso a contatto con il nostro supporto e andate a scrivere sopra. Quindi molto molto facile. Io mi vado ad appoggiare in questo modo. Magari avrei potuto prendere un pochino di scotch e bloccare i vari pezzi, però insomma spero di non avere troppi problemi. Prendo la mia penna e vado a scrivere, non so, vediamo il nome della mia bambina, vediamo se riusciamo. Io sto facendo una pressione leggera, quindi non eccessiva. Ah, si sposta. Confermo, meglio bloccare tutto con dello scotch perché il foil chiaramente tende a spostarsi. Sto facendo una pressione normale, come se scrivessi con un biro, per intenderci, ma non esagerata. E vedo già che è cambiato. Adesso poso un attimo la penna, cerco di farvelo vedere. Vedete? Io ho scritto Luna e vedo dove ho passato la penna, che mi sembra che sia nettamente cambiato, quindi ho la scritta, la leggo. Ora, in teoria, ok, ho trasferito il nome della bimba sul cartoncino. A passare la mano non viene via. Qua ho fatto un errore, ho provato io a ripassare, vedete, è venuto veramente male, 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 male. Quindi, diciamo, prima impressione che ho è che sicuramente la punta è molto sottile, quindi il massimo della scritta che possiamo ottenere al momento è questa, a meno che non siamo molto bravi e molto precisi a ripassare, però appunto bisogna affinare un po' la tecnica. Provo un attimino con un altro pezzetto, sempre cercando di tenerlo fermo. Provo a fare un quadratino, quindi invece che, aspettate, ho messo fuori fuoco. Proviamo a vedere se si riprende? Non si riprende? Dai, che siamo ottimisti, assolutamente. Ok, perfetto. Prova a vedere facendo un quadratino pieno che cosa viene fuori. Sono un po' perplessa perché secondo me con la punta così sottile è molto difficile. Allora, inizio facendo il mio perimetro e provo facendo dei movimenti circolari. Quindi vado a riempire il mio quadrato con dei movimenti circolari. Ok. Dopodiché di fianco ne faccio un altro, provando invece a riempirlo facendo dei movimenti costanti dall'alto verso il basso. Quindi vediamo se una tecnica è migliore dell'altra, cercando chiaramente di non lasciare spazi vuoti. Ok. E ok. Perfetto. Prendo, vado a togliere. Ah, ok, qua guardate com'è proprio evidente che ha lasciato il colore. Quindi con i quadrati è proprio evidente. Il foil si trasferisce sul supporto. In questo caso con i quadratini si vede decisamente di più. Vedete, è molto carino. Questo è, ho riempito il quadratino facendo movimenti circolari, mentre in questo caso l'ho riempito facendo movimenti dall'alto al basso e cercando di colorare. Non vedo particolari differenze. Forse in questo qui si, vede maggiormente, diciamo, la linea. Quindi ribadisco, con una punta così sottile, forse l'ideale per riempire uno spazio, per dare spessore, è usarla in modo circolare. Allora, provo a riscrivere
il nome della bambina, provando a ispessire un po' il tratto. Vediamo se riusciamo. Allora, cerco di andare piano come all'inizio. Poi il fatto che io non abbia una bella scrittura in corsivo, secondo me, non aiuta per niente. Chi magari ha una bella scrittura in corsivo riesce anche a fare qualcosa di meglio. Io è tanto tempo che provo a esercitarmi con il lettering, è una delle cose che ho sempre voluto fare, riprendere, quando avrò tempo cercherò di concentrarmi maggiormente, anche perché tutte le mie agende, banalmente anche quella dove organizzo i video di YouTube, insomma sono anche più gradevoli con un buon lettering, no? Invece io ho la scrittura a zampa di gallina. Allora. Ok, ho cercato di fare la scritta un po' più spessa e ok, qua dove sto posando il polpastrello già è un po' più caldo, quindi confermo questo fa da isolante, ma questa parte qui è totalmente fredda, quindi bisogna solo prestare attenzione alla punta. Ok, vediamo. Beh, sì, insomma, devo nettamente migliorare, ma questo penso sia proprio un mio problema. Però vedete che già andando a ripassare il tratto, la scritta risulta molto più visibile e davvero, davvero carina. Poi non ho, ribadisco, non ho dovuto usare una pressione tale per cui addirittura si dovrebbe vedere dall'altra parte del cartoncino, quindi la pressione è assolutamente ragionevole, come se fosse una penna e davvero pensavo fosse molto più complicato. Ora, andiamo a fare anche il test sulle copelle e vediamo come si comporta. Quindi, qualsiasi punto delle mie copelle, prendo la mia penna e vado a scrivere, cambiamo, dai, love. Sempre con la L. Anche qui cerco di tenere fermo e faccio prima una passata unica e già che ci sono, subito sotto faccio anche la scritta un po' più spessa. Faccio sempre se ci riesco, eh. Partite sempre dal presupposto che la mia è un'intenzione, poi bisogna vedere. Allora, sulle copelle sento che scorre molto meglio. Anche proprio a livello di stabilità, il foil sento che non si sposta come si spostava sulla carta. Chiaramente, le copelle ha anche uno spessore diverso, quindi la punta non dico che affonda, ma un pochino, sì, cioè affonda nel materiale, cosa che nella carta non va a fare. Ok, vedete anche proprio si è attaccato maggiormente e vado a staccarlo. Ma guardate che carina. Guardate che carina. Ok, rende decisamente meglio su una superficie come le copelle. Guardate che bella, sia con la scritta unica, quindi a un'unica passata, sia con la scritta un po' ispessita. Bella, bella, bella. Devo dire, non avrei pensato mai di dirlo, ma preferisco mille volte l'effetto sulle copelle piuttosto che sulla carta, quindi davvero bella. Poi proverò a fare delle altre prove per testare magari, perché io adesso sto facendo il video un po' a favore di camera che è posizionata sopra di me e quindi inquadra il piano di lavoro. Proverò magari chinandomi e guardando più da vicino se riuscirò a migliorare un po' questa mia carenza nel, vedete, ripetere gli stessi tratti e riempire a dovere, perché secondo me è un po' il fatto che io non mi esercitavo da tanto a scrivere, è un po' perché proprio non ci vedo bene. Quindi con gli occhiali un po', porto gli occhiali da vicino, dovremmo migliorare la situazione. Bello, sulle copelle assolutamente super. Ora provo a fare la stessa cosa ma sul legno. Quindi mi vado a togliere questo che non mi serve al momento.
prendiamo il mio superficie. Scusate, io sto diventando sempre più dislessica. Prendiamo la superficie di legno e andiamo a scrivere sempre love. Anzi, prima scriviamo love premendo una sola volta. Quindi love. Ok, qua sento proprio che gratta, anche perché il legno, per quanto sia liscio, non sarà mai regolare quanto un copelle e della carta. E invece scriviamo luna, inspessendo, cercando di fare il tratto più spesso. Ok, anche qua il problema del foil che si sposta c'è, chiaramente è una superficie che non consente di, come posso dire, non fa resistenza, è molto liscia, quindi scivola. Allora, vedete, io sto spessendo il tratto, ma già da lontano riesco a capire che non sto proprio imbroccando il sentiero giusto. Sto un po' andando a tentoni. Secondo me, se potessi vedere o avessi la luce, quella con la lente di ingrandimento, sarei più agevolata. Rendiamoci conto, qualche anno fa non mi sarebbe mai neanche sfiorato il pensiero di lavorare con una lente di ingrandimento. Purtroppo gli anni passano per tutti. Ok, togliamo anche qui e questo è l'effetto sul legno. Vediamo se, ho sempre paura che, ok, tolga il fuoco. Quindi con una passata, sì, gradevole. Da migliorare chiaramente l'estetica, però vedo che vedete proprio grattando non viene via e con la doppia passata anche. Quindi questo era il materiale davvero più in dubbio sul legno, ho detto non terrà mai sul legno, non addirittura ero convinta che non passasse mai il foil. Invece devo dire che anche su legno dà delle belle belle soddisfazioni. Bello, cioè, sono proprio contenta. Ma impressionante, se è davvero impressionante la resa sulle copelle. Cioè incredibile, veramente. Cioè, permette di fare, secondo me, davvero tante tante cose. Proviamo, facciamo magari una forma un po' più complicata. Cioè che poi complicata, parliamoci, cerco di fare una stellina. Sì, no, è nettamente più bello usarla sulle copelle, nettamente. Ok, faccio una stellina e una luna piena, quindi cercherò anche di riempire e di fare la stessa prova di prima per vedere come rende cercando di fare un qualcosa di pieno. Ok, allora ho fatto la mia forma, ora cerco di colorarla facendo piccoli circoli, che comunque ho capito essere la tecnica che più mi piace. Sto stortando leggermente la punta, nel senso che non la sto usando dritta, come vedete, la sto usando proprio come una penna, e la mia paura era che in alcuni punti fosse più calda e in altri punti meno calda, ma vedo che davvero non c'è differenza. Pazzesco. Ok. Andiamo a vedere sempre il risultato. Caspita. Ok, qua come potete vedere il foil della luna è passato praticamente tutto, tranne qualche micro punto che effettivamente è rimasto attaccato al foil e quindi non sarà là, però tendenzialmente è passato tutto. E questo è l'effetto. Quindi a tratto singolo e a tratto riempito. Sì, confermo, vedete qua non credo che si riesca a vedere dalla camera perché mi sa che non è così, forse sì, ora. Vedete, ci sono due micro puntini in cui si vede sotto la similpelle verde, però appunto ribadisco, penso che sia dovuto al fatto che da lontana questa angolazione faccio un po' più fatica a vedere. Scusate. Allora. Andiamo a fare, ecco, l'unica cosa, quindi dico,
sicuramente molto molto bello. È un pochino più difficoltoso da usare, nel senso che va bene per fare scritte a mano libera, scritte decorative. Mi chiedo però, appunto, se io volessi, qui in questo caso, vedete che c'è scritto bullet journal. Ok, mettiamo caso che io l'avessi tenuto e che volevo evidenziare quindi questo dettaglio perché magari compro un'agenda, mi piace, però dico, senti, la voglio personalizzare, voglio arricchire qualche dettaglio in più. Come faccio io a vederla? Questo penso che sia difficile, se non impossibile, perché purtroppo, vedete, io non riesco a vedere attraverso, quindi non posso andare a ricalcare o a evidenziare dettagli già fatti. Quindi il mio consiglio, per l'utilizzo di questo tipo di materiale è fare proprio qualcosa ex novo. Quindi vogliamo fare, non so, personalizzare, dare un titolo ad un'agenda particolare, agenda lavoro, troviamo un'agenda che non abbia già qualche simbolo o qualcosa, perché è un po' improbabile che voi riusciate a ricalcarlo. Cioè, posso provarci, mi metto un po' più a favore mio, un po' meno a favore vostro. Ma davvero è proprio impossibile, cioè un terno all'otto, come si fa? Vediamo. Cioè, anche andando intuito, proprio. No, non già sento sotto che non riesco. Vedete? Cioè, la B l'ho. No, non l'ho presa, manca il pezzo sopra. No, quindi confermo, questo proprio è. Confermo che è molto difficile riuscire a ricalcare dei dettagli. Quindi quello che mi fa un po' pensare è che io questa penna qua appunto la vedevo nell'ottica del faccio una card, faccio un quadretto, faccio un presente, ho voglia di impreziosire alcuni dettagli mirati o ritaglio dei pezzi veramente molto molto piccoli e ho una pazienza tale da mettermi lì e cercare di andare sopra. Quindi come in questo caso vi ho detto o voglio evidenziare la scritta oppure addirittura ogni pallino io lo volessi fare oro. O mi taglio dei micro pezzi e con una pinzetta li tengo e sto lì a evidenziarmeli, o altrimenti consiglio di utilizzare questo prodotto per fare scritte e decorazioni completamente a mano libera o con uno schema già ben definito in testa. Voglio riprovare su carta. Ultima prova, se no poi questo video viene troppo lungo e vi annoio, mi spiacerebbe. Vediamo se scrivendo su cartoncino con sotto una superficie un po' più morbida cambia qualcosa. Allora, sto usando una pressione maggiore, ve lo dico già, perché sono proprio curiosa di vedere se magari era anche colpa mia che non premevo abbastanza. Io qua sto facendo una passata singola a pressione forte e qua provo a farne due, sempre con una bella pressione. Infatti noto che effettivamente avere sotto una superficie un po' morbidina come può essere quella delle copelle, favorisce tanto. Quindi io quando lavoro normalmente sopra questa scrivania utilizzo un tappetino di plastica rigida, ma come posso dire, un po' morbidina che ho preso all'IKEA, con il quale mi trovo benissimo, che non è il tappetino classico da taglio, è proprio un tappetino di gomma. E secondo me, su una superficie come quella, la penna avrebbe una resa nettamente migliore, anche con supporti come la carta e il cartoncino. Ok, ora vi faccio vedere il risultato. Quindi cartoncino però su supporto in copelle, quindi supporto morbido, diciamo sotto. E beh, secondo me è abbastanza evidente che è diverso, ha proprio una resa differente, soprattutto per quanto riguarda la scritta singola. Cioè la vedo comunque più piena. Molto più piena rispetto all'utilizzarla su una superficie dura come può essere quella del tavolo, cioè decisamente migliore. Ok, secondo me si tratta quindi di fare tutta una serie di esperimenti cambiando magari i materiali, cambiando le superfici sui quali ci si appoggia per utilizzare il prodotto e vedendo un po' appunto come rende. Vedo anche che i residui, sì, qualcosa lascia. Vedete? Però non sono residui dei supporti, quindi la tenuta qua mi sembra davvero buona. Vedo che non
non lascia nulla. E secondo me sono proprio residui dati dal retro del foil che maneggiandolo chiaramente in alcuni punti tende a perdere. Bene, io sono contenta del prodotto, devo dire per me assolutamente promosso, rapporto qualità-prezzo ottimo, davvero per quello che sono riuscita a fare ritengo che sia un super prodotto. Bello che ti dia una bella varietà di foil. Ora noi non abbiamo usato il bronzo e l'argento, ma saranno similari a loro. E davvero, secondo me è un prodotto davvero valido. Sono proprio contenta di averlo preso e di averlo introdotto nella mia squadra di attrezzi, senza rischiare appunto di provare quello della We Are Memory Keepers, che ribadisco, ha un prezzo che insomma non per tutti può essere apprezzabile. Io vi saluto. Ci vediamo al prossimo video recensione e spero che sia utile appunto per poter valutare un eventuale acquisto di questo prodotto qua. Grazie mille di essere arrivati fin qua. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciarmi un mi piace, ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina per non perdere nessun nuovo aggiornamento. Un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video.